trovati a Zoom In. Oggi nel nostro spazio di approfondimento parleremo di musica e lo faremo con un cantautore abruzzese, Andrea Di Giustino, che è qui con me e ringrazio per aver accettato il nostro invito. Andrea Di Giustino, chi è Andrea Di Giustino? Raccontaci un po' di te. Andrea Di Giustino è una persona che ama la musica, che ama il canto, che aveva un sogno che a poco sta realizzando nel corso della sua vita e quindi io ho iniziato un pochettino, ho avuto un approccio un po' più classico nello studio del canto, con lo studio del canto lirico, dopo poco, sia per dote che per preferenza artistica, sono passato al canto moderno, ho studiato a Roma all'Università della Musica con l'insegnante Cinzia Spata e quindi ho fatto altri studi, ho approfondito gli studi del canto moderno, parallelamente ovviamente ho attivato la mia carriera artistica con diverse band e attualmente sono arrivato alla certificazione CMT nella tecnica vocale Estil Voice Training, che insegno regolarmente e ne ho fatto il mio lavoro ormai. Ecco, intanto in sottofondo noi ascoltiamo uno dei tuoi brani. Come nasce questa tua passione per la musica? Ma la passione della musica è un qualcosa, secondo me, anche di magico. Cioè non c'è un momento preciso in cui una persona sceglie di vivere di musica o di affiancarsi a quest'arte. La musica è presente un po' nella vita di tutti quanti, in qualcuno scatena un'alchimia particolare che lo porta poi a... è come una droga, non riesci più a farne a meno. E io penso che è stato il mio riferimento musicale è dovuto al fatto che mi piaceva molto sognare con la musica, cioè io ascoltavo i miei cantanti preferiti, che al tempo erano i Queen, Sting e via dicendo, e vivevo proprio un altro mondo, e da quel punto ovviamente tanti cantautori anche. E tra i tuoi cantanti invece italiani preferiti? Ma il cantante preferito, non tanto come cantante dal punto di vista vocale, ma come cantautore, è Fabrizio De André, ovviamente. Tra i preferiti vocalmente penso Claudio Baglioni. Sì, Claudio Baglioni, Concato, Alex Baroni, insomma, tutta la buona musica, quella fatta bene, quella cantata bene. Ecco, tra le tue dichiarazioni tu hai fatto una citazione pensando all'uguale e al diverso, che poi è il titolo del nostro Zoom In, mi interrogo sul senso della vita. Cosa vuoi dire? Cosa voglio dire? Voglio dire che oggi viviamo un periodo abbastanza complicato, sia per quanto riguarda la crisi, non solo crisi economica, ma soprattutto una crisi culturale. Quindi giustamente penso che maturando con l'età bisogna un attimino fermarsi e chiedersi se forse nel mio piccolo ho seguito una direzione giusta, se ciò che ho difeso da sempre anche come valori ancestrali sono effettivamente giusti, oppure forse bisognerebbe un attimino scardinarli e aprirsi nei confronti degli altri. Ecco perché il senso dell'uguale, cioè se continuare a mantenere, a difendere sempre l'uguale che ci siamo costruiti nel corso del tempo, oppure arrivare un attimino a fermarsi, aprire gli occhi e dire forse il mondo è cambiato, forse tutto intorno è cambiato e forse dobbiamo cambiare anche noi. E da questa tua citazione tu sei arrivato al titolo del tuo album, che è uscito ufficialmente il 21 gennaio, sì. Appunto il senso dell'uguale, e io qui mi fermerei un attimino per far ascoltare anche ai telespettatori un minutino di uno dei 9 brani all'interno dell'album, Punto a Capo, giusto? Sì. Lo ascoltiamo. Rinizierò da qui, punto a capo, rilevante o no. Quello che è stato un po' di vita che ho abbandonato, mi dispiace, ma ho fatto punto a capo. Gli amici sono qui, qualcuno è andato, importante o no. Ho già sofferto e dato una parte di me, ma è ricambiata, rinnegata, sì. E a
adesso punto capo. La 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 la. Poi sei arrivata tu, punto a capo ed un sorriso in più. Eccolo, un piccolo minutino, proprio una chicca, a me personalmente piace tanto. Fa piacere. Ma a te, fino ad oggi, quali soddisfazioni ha portato questa tua carriera? Ma diciamo che vivere di musica non è facile, quindi arrivare già a vivere di musica significa aver raggiunto già un grande risultato, significa anche essere un privilegiato, ma allo stesso tempo prendersi anche delle responsabilità. Quindi doversi aggiornare, dover studiare, dover migliorare. Premetto che fare il cantante e fare l'insegnante di canto sono due mestieri totalmente diversi, anche se si intersecano tra loro, sono comunque due mestieri diversi. E quindi io mi sento fortunato per quello che faccio, sono felicissimo di quello che faccio e spero di farlo fino a quando. Fai solo questo? Faccio solo questo, sì, faccio solo questo. E questo tuo album è un piccolo traguardo o un punto di partenza? Ma come tante cose nella vita è sia un traguardo che un punto di partenza, nel senso che è un traguardo perché quest'album è stato fortemente voluto, è stato qualcosa che, per cui ho sofferto, per cui ho lottato, e da questo momento si parte e senza avere grandi ambizioni ma senza avere manie di successo estreme. Quello che mi interessa davvero è che la gente, spero, e possa emozionarsi con le cose che ho scritto, insomma. Hai già degli appuntamenti futuri? Allora, per quanto riguarda appuntamenti futuri, stiamo preparando dei live insieme alla mia etichetta discografica che è la Hydra Music. Posso darvi una data al momento su Roma, che è il 22 marzo al Contestaccio, però stiamo stilando in questi giorni il calendario e penso che ci siano anche degli eventi qui nel Pescarese, insomma, quindi a breve ci saranno showcase e cose varie. Sei nato a Sulmona, ma dove vivi? Sono nato a Sulmona e vivo tra Sulmona e Roma, nel senso che l'attività musicale mi fa lavorare dei giorni a Sulmona e nella gran parte della settimana sono diventato romano di adozione. Bene, io adesso vorrei, se tu hai non so, qualcosa su di te che vuoi dire più nello specifico, per esempio tu insegni appunto, sei un insegnante certificato, CMT come abbiamo detto prima, ecco com'è questa cosa di insegnare? Ma, come la vivi? L'insegnamento nasce sostanzialmente dal fatto che io non mi ritengo uno di quei cantanti nato con la camicia. Ovvero nella mia esperienza ho dovuto lavorare tanto sulla mia voce e questo lavoro che ho dovuto fare, che pensavo fosse penalizzante all'inizio, che ho dovuto fare proprio sui miei suoni, sulle mie coordinazioni vocali, partiamo così, è diventato via via nel corso degli anni una vera e propria passione, che ho approfondito sempre di più, che ho sviluppato fino al punto, ecco, di insegnare agli altri ciò che io ho provato in prima persona, perché loro possano fare il mio stesso percorso in un tempo più breve. Questo è l'obiettivo principale, cioè quando vedi un allievo che canta anche meglio di te sei felicissimo. Trovi delle difficoltà nel farlo o no? Le difficoltà come tutti i lavori, nel senso che è normale che lavorando con la voce, lavorando anche con le emozioni, è tutto molto complesso, perché spesso anche gli allievi proprio generano una sorta di barriera che pian piano deve essere scardinata, bisogna dargli fiducia per ottenere fiducia e poi ogni voce è diversa l'una dall'altra, quindi le voci vanno curate ognuna per quella che è, senza portarle a livelli dove non possono arrivare, però ottenendo il massimo da ogni voce. Dopo il primo album stai pensando a un altro? Sto scrivendo già, diciamo che ho quasi terminato la scrittura dell'altro, perlomeno io sono sempre tendo a fare sempre delle bozze all'inizio, tendo sempre a crearmi dei punti guida, dei punti di riferimento, però stiamo iniziando già a buttare giù le prime basi
per il nuovo album. Che poi mi hanno detto che spesso si trova ispirazione dal primo album, dai primi brani, vero? Assolutamente sì. Ora, come diceva Troisi quando scrisse Ricomincio da tre, io sto aspettando di sbagliare il secondo film, perché questo è un album che nasce negli anni, quindi è stata una cosa molto molto coltivata. Il secondo album dovrà avere una gestazione minore come tempo di scrittura, quindi mi auguro di scrivere cose altrettanto profonde, perlomeno per quel che mi riguarda come esperienze di vita vissute. E si trova ispirazione dal primo e si trova ispirazione ovviamente dalla vita di tutti i giorni, perché sostanzialmente anche quest'album è molto autobiografico. E comunque, anche se racconto la vita di qualcun altro, è perché comunque si è intersecata la mia con la sua. Questo è quanto. Bene, io adesso invece lo farei proprio ascoltare, perché prima abbiamo ascoltato solo un minutino. Facciamo ascoltare l'intero brano, che ha la durata di 3 minuti, e poi torniamo in studio per i saluti. Inizierò da qui, punto a capo rilevante o no. Quello che è stato un po' di vita che ho abbandonato, mi dispiace, ma ho fatto punto a capo. Gli amici sono qui, qualcuno è andato importante o no. Ho già sofferto e dato una parte di me, ma è ricambiata, rinnegata, sì. E adesso punto a capo. La 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 la. Poi sei arrivata tu, punto a capo ed un sorriso in più. Acceso e illuminato le parole che non ho mai detto, ora so perché. E forse anche per questo canto smetto, mostro al mondo il mio miglior difetto. E me ne infischio e canto la la la. Seguo un sogno, ma un altro è già arrivato. Se il tempo intorno a noi sarà passato, vorrei ancora te e il resto punto a capo. La 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 la. Così come spesso ripetuto, questo era punto a capo, il brano all'interno dei 9 brani dell'album, appunto Il senso dell'uguale, Andrea Di Giustino. Andrea Di Giustino, tu hai anche partecipato, parliamo di questa tua partecipazione, sì, al concorso nazionale il 25 gennaio. Sì, stiamo partecipando alle audizioni live, siamo stati selezionati tra 1200 concorrenti, siamo rimasti in 40 se non vado errato, si stanno svolgendo in questi giorni le audizioni live del concorso Musicultura, siamo andati,
Speriamo, le emozioni sia sul palco e spero anche nel pubblico sono stati forti e vediamo che cosa succederà a breve, entro metà febbraio. Ok, quindi entro metà febbraio, quindi con Andrea potremo tranquillamente rincontrarci magari qui magari, a TV6 per raccontare come è andata. Io ti ringrazio per essere stato con noi, ospite. Io ringrazio voi di TV6, ringrazio te, è stata una stupenda opportunità, quindi... Mi ha fatto veramente piacere da questa parte mia, chiacchierata. E anche da parte nostra è stato anche divertente, poi il brano secondo me parla da solo e quindi ti ringrazio nuovamente, ma sicuramente ci rivedremo. E quindi l'appuntamento con Zoom In termina qui, grazie per l'attenzione e buon proseguimento.